Ho cercato di sistemare un po' questa location, ma mi è impossibile, a partire dallo stendino del bucato. Benvenuti nella terza reaction di questo canale. Se vi siete persi le altre due, vi lascio la playlist qua sopra. Oggi siamo qua con una serie animata. Una serie animata che, se siete stati attenti nel film Serie TV Awards, vi ho già nominato e sapevate che io vi avrei portato su questo canale. Una serie che mi ha affascinato tantissimo quando ero piccolina. Parliamo di Angel's Friends. Io non so quanti di voi conoscano questa serie perché per alcuni probabilmente è una serie un pochino di nicchia. Quasi un anno fa ho iniziato un rewatch che ho bruscamente interrotto perché i miei poveri neuroni non ce la facevano veramente più. Andiamo a rivedere non solo il primo, ma ben tre episodi. Ogni episodio, sigla compresa, ha la durata più o meno di 10 minuti. Vabbè, già la sigla. Un'altra sveglia. Non sono ancora pronta, mamma. È la stessa identica scena del primo episodio delle Wings, fateci caso. Ho capito, yes. Ma lei è andata a dormire così. Mi sembra un po' scomodo come pigiama, soprattutto quei polsini di ferro, suppongo. Mi mancherai tu più di tutti. Qualcosa mi dice che questa ragazza ha un sacco di vita sociale. Certo, fa buon viaggio, amica mia. Ma mollala! Allora, a parte il fatto che hai le ali, comunque sei abituata a volare, via dicendo, hai l'equilibrio di un criceto con una gamba. Ma sei uno spirito, la gente non ti vede, è possibile che non ti venga in mente che il camion probabilmente ti passerà attraverso? Fatti due domande. Ti do una dritta, Angelo, fino a quando non ti trasformi, sei trasparente. A parte, vabbè, l'affermazione abbastanza logica che ha fatto Sulfus, comunque questo è il fantastico Sulfus, quindi uno delle mie crush di quando ero piccolina. Scusa, non sai niente? A proposito del vetro, allora è meglio che corri a scuola, hai già un ritardo spaventoso. La cosa del vetro verrà spiegata dopo, ma non c'entra un cavolo col fatto che lei debba andare a scuola perché è in ritardo. La sintassi. Lo sai, Cox? Non mi sei di nessun aiuto. È una coccinella, che aiuto vuoi che ti dia? Raff fa un sacco di versi, avete notato? Cioè, non riesce a far parlare in maniera lineare l'altra persona che continua a fare. Prima di andare avanti, mi piaceva tantissimo questa concezione di angeli e diavoli, che vanno a tentare o comunque a portare appunto sulla retta via gli esseri umani. Mi piaceva tantissimo come messaggio. Allora tu sei un tipo tutto fumo e fiamme, giusto? La sfida di surf, ma perché? E quindi ci vuole un bagno! Ehi, Angeletto! Ma poi, fai una sfida di surf. È vero che voi siete esseri magici, ma tu non ti sei ancora cambiata, diamine. Ti sei andata a dormire con gli stessi vestiti, te ne sei andata in giro tutto il giorno con gli stessi vestiti, adesso stai facendo surf con gli stessi vestiti. Per non parlare di lui che c'ha i jeans, la cintura e il giubbotto termico e le tennis. Cioè, ma veramente? Afferra la mia mano! Mossa stupida, ti hanno detto un minuto fa che non devi toccarlo. Ma che stupidi! E adesso chi è che rompe? Ma un essere umano normale, una persona normale, sana di mente, si farebbe mai un tatuaggio con una stella rossa intorno all'occhio? Ma non si rende conto di questa cosa? Mi occuperò io di te. Ma potresti farti male! Povero me, so che dovrei fare qualcosa, ma non so che cosa. Non ci è dato sapere se il ferro da stiro sia effettivamente caduto in testa alla povera bimba. Cox, attiva metamorfosi! Sì, la trasformazione! Episodio 2. Ce l'ho fatta, Cox! Sono un canale family friendly, ma il fatto che la coccinella si chiama Cox, you know what I mean. Cominci a capire, dai.
Si è stancata di aspettarti e se n'è andata via. E adesso sei sola. E anche l'orso si trasforma nel peggiore dei tuoi incubi, l'unico tuo amico. Se ne stanno andando tutti, tutti. E rimarrai solo. Su che base? Cioè, a parte il fatto che è chiaramente un sogno, si capisce da subito. Però non è vero che l'hanno abbandonata tutti. Le sue amiche ci sono. Gli insegnanti comunque la supportano, i genitori ce li ha. Cioè, Cox non ha delle basi chiare questo sogno. Non sapevo cosa dire. Dovevo ancora imparare che con un'amica non servono tante parole. Lei non sa come gestire una conversazione con un'amica, ma abbiamo notato nello scorso episodio che Urie è sua amica da tanto tempo, perché comunque già si conoscevano prima di questa esperienza fuori città. Che cacchio di problemi ti fai? È tutto slegato completamente. Quando sarai davvero nei guai, fatti sentire. Voleremo subito da te. E questa è una promessa. Sì, perché ora noi siamo Angel Friends Forever Together. Questo è imbarazzante, ti sono appena presentate. Cioè, io capisco Urie e Raf che si conoscevano già da prima, ma le altre due, che poi a parte che hanno aspettato che se ne andasse quella, quindi già questa amicizia mica tanto. Però Angel Friends Forever Together in un inglese maccheronico orrendo, davvero. Mi spiace, Angioletto, purtroppo le lezioni sono finite. Questa tattica d'approccio è veramente inquietante. Lascia che ti presenti la mia ultima fiamma. Non essere gelosa, però. Questa storia d'amore è così, così sforzata. Ma se mi fermo anche solo un secondo, quello mi abbrustolisce. Una cosa del genere, una persona normale si sarebbe rotta il naso. Angel Friend! Subito. Si sono installato un microchip. Capisco perfettamente l'espressione di Sufus in questo momento. Probabilmente avevano un budget molto ridotto. Comunque siamo al terzo episodio. Qual era il motivo del mio malessere? Il solito, i ragazzi. Definire il problema dei ragazzi come il solito al terzo episodio, quindi al ventesimo minuto di cartone praticamente, è stupido, perché noi non abbiamo un background della tua vita per il quale noi possiamo pensare, come nella puntata precedente, che tu sia sola, che i ragazzi ti creino problemi. Strutturate meglio i copioni, diamine. È vero che è per bambini, però porca miseria. Attiva metamorfosi! Trasformazione! Che cosa volete da me? Perché non mi lasciate in pace? Perché ci piacciono i tuoi tuppi. I tuoi? Perché ci piacciono i tuoi tuppi. I tuoi tuppi? Aspetta, la risento ancora. Perché ci piacciono i tuoi tuppi? Non so cosa voglio dire. Questa è una delle scene più belle, perché ti spiega come far fuori i bulli senza abbassarsi al loro livello. Bravo. Su tre episodi un insegnamento importante ce l'abbiamo e ce lo portiamo a casa. Grazie a te hai imparato quanto è importante l'amicizia. Grazie a lei ha imparato come far fuori i bulli senza abbassarsi al loro livello. Cerchiamo di capire bene quali sono le priorità, perché questa ragazza non ha idea di cosa voglia dire amicizia, dato che le sue amiche se le ha create in meno di 24 ore senza conoscerle. Non avrei mai vinto se prima non avessi conosciuto a mia volta il valore dell'amicizia alle mie amiche. No. Avevo appena detto che c'era un messaggio bellissimo e originale dietro a una scena e mi smontano tutto con un valore banalissimo come l'amicizia, anche perché è intesa malissimo in questo cartone l'amicizia. Sono sconvolta. Beh sì, mi sembra, falla vedere al mondo, mi raccomando, ma soprattutto il senso, cioè ti stai abbracciando con le tue amiche e fai così. È un dolore fortissimo, ma perché è capitato a me? Vogliamo ricordare a tutto il mondo chi eravamo e che vorremmo ritornare? No, non chi eravamo e che potremmo ritornare, ma solo il fatto che è stato per colpa di Sulfus che si è procurato questa stellina maledetta. Non avrei dovuto violare il veto. Almeno se ne è reso conto. Direi che tre episodi bastano e avanzano per capire qual è il livello culturale di questo cartone, ovvero meno di zero. In ogni caso ho cercato di non fare spoiler sul colpo di scena che c'è alla fine, quindi gli antagonisti e via dicendo di questa storia. Ho cercato di parlare delle cose un po' più frivoline, che alla fine sono quelle che ci interessano nelle reaction. Se vi volete bruciare i neuroni guardando questa serie, non vi ho fatto spoiler.
Non so se anche voi guardavate questa serie, fatemi sapere qua sotto nei commenti se è così, se vi piaceva, se ci sono state delle parti di questa reaction che avete preferito, oppure consigliatemi qualche altra serie di cui fare la reaction. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video e vi ha divertito, lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questa reaction possa divertire anche i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetela su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella. Noi ci vediamo domani col secondo appuntamento di febbraio di Danza con Gio. Invece la prossima reaction sarà il 27 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Angel Friends.